Meduri. Presente. Crea. Presente. Marciano. Presente. Meduri. Presente. Toscano. Presente. Sergi. Bruni. Presente. De Pietro. Presente. Pratico. Zacchia. Presente. Scrivo. Presente. Demetrio. Presente. Scambia. Presente. Bucera. Presente. Minniti. Presente. Ieria. Presente. Buonasera a tutti. Possiamo dare inizio a questa seduta consigliare che come sempre è ripresa dalle telecamere che hanno avuto l'autorizzazione. Prima di cominciare, facciamo alcune comunicazioni generali che ho avuto delle richieste. Sì. Buonasera a tutti, grazie per aver partecipato a questo consiglio comunale e grazie per l'attenzione che presterete per i lavori dello stesso. Io voglio fare una comunicazione sentita all'inizio di apertura, un grazie a nome mio personale, del mio cittadino, della giunta comunale, credo di interpretare anche il comune sentire di tutti i consiglieri della cittadinanza, un grazie va all'arma dei carabinieri. Abbiamo appreso oggi sui giornali, circolava già notizia da ieri, eravamo qualche avvisaglia, c'era stato sin dall'inizio, abbiamo avuto l'ennesimo caso risolto, sto parlando dell'indiano che è stato trovato morto in località Ottosalvo il 5 di giugno, quindi un caso risolto brillantemente che ci dà fiducia, fiducia che in questo periodo, in questo angolo di terra purtroppo è stata smarrita da parte dei cittadini, del comune cittadino, e un caso che ci fa ben sperare per un futuro migliore. Quindi grazie di cuore per il vostro tramite, maresciallo, a tutta l'arma dei carabinieri e a tutti coloro che hanno collaborato incessantemente al caso. Un grazie sentito. Poi mi limiterò semplicemente a fare delle comunicazioni dell'avviso e dell'ordinanza che avete visto sui muri in questi giorni, ne seguirà un'altra per quanto riguarda l'avviso, era per quanto riguarda i rami, gli alberi sporgenti, eccetera. Un invito perché l'abbiamo fatto solo ora, qualcuno dice, perché questo è il tempo della potatura, o meglio, il periodo più idoneo del mese di gennaio, quindi stiamo dando il tempo, tutto dicembre, dando il tempo alla gente con calma, con pazienza, di andare a darci una mano d'aiuto. Dove questa collaborazione non ci sarà, ci saremo noi, ci sarà il comune che si sostituirà prima con un avviso, una diffida, e poi con la sostituzione vera e propria addebitando al soggetto inadempiente le relative spese. L'altra ordinanza è quella dei volantini. Noi purtroppo non siamo i primi in questo genere di avviso. Non saremo sicuramente l'ultimo, però le nostre strade, le nostre porte sono continuamente invase da questo volantinaggio, da questi manifestini. Abbiamo già fatto la prima sanzione. Io non ho nessun timore di poter passare alla storia come il sindaco delle sanzioni, il sindaco delle rappresaglie. Ce ne saranno tante, perseguiremo tutti coloro che non rispettano le regole. Le regole ci sono e vanno rispettate da chi che sia, sconti per nessuno. Vi dicevo che ieri mi diceva il comandante che hanno recuperato il materiale di questo volantinaggio e oggi hanno provveduto a fare la prima delle sanzioni. Speriamo che sia l'ultima perché significa che il fenomeno è stato marcato e è stato risolto. L'altra ordinanza che faremo lunedì, martedì, giusto il tempo, è già in stampa, per onestà doveva essere fatta congiuntamente a quelle del 7 dicembre, e quella dei cani. Io sono un appassionato di animali, oppure un cane, però i cani vanno portati a passeggio con le dovute, rispettando le dovute regole, le norme. Noi vediamo i nostri marciapiedi purtroppo così come sono. Invito a fare qualche giro per il viale delle Rimembranze, però attenzione a quello che trovate. Quindi la
sanzione è di 150 euro. Dico ai vostri amici, il cane si porta al passeggio con il sacchettino alla paretta e se il cane fa il bisognino va da voi. Punto. Non devo aggiungere altro se non una comunicazione. Vedo e saluto con affetto i dipendenti ASED, i quali sicuramente sono qua e attendono una risposta. E oggi ho fatto la fotocopia, era già in aria un nostro passaggio, l'avremmo fatto ugualmente. Allora, un giornale riporta, io voglio proprio leggere il passaggio: a causa della scarsa attenzione che pone sulla vicenda il sindaco di Mento Portosalvo. Beh, ognuno la può porre come vuole dal punto di vista l'attenzione che il sindaco ha. Sindaco oggi è Peppe Venturi, che piaccia o non piaccia. Il sindaco ha attenzione a 360 gradi su tutte le problematiche del territorio. Il sindaco sulla vicenda Terza Urbana ha dedicato parecchio del suo tempo negli ultimi mesi e come sindaco ci hanno lavorato tanti altri soggetti. Io vi dico solamente che era stata già convocata, senza sapere della vostra presenza, una riunione di capigruppo che è andata deserto, meglio è stata rinviata dopo il consiglio. Riunione di capigruppo che ha una sola finalità, quella di fare un altro consiglio comunale per nominare una commissione consigliare che vada a studiare e a istruire, o meglio, in caso è già istruito, una commissione di indagine sul problema della nettezza urbana. Lo faremo il 23 mattina, Presidente, se possibile, vediamo un attimino come evolverà la situazione e la disponibilità di tutti i soggetti. Una commissione la cui presidenza andrà alla minoranza, dopodiché ci sarà un consiglio comunale con un solo punto all'ordine del giorno, e quello che riguarda questa spinosa situazione. Purtroppo noi, e dico, quando dico noi parlo dell'allestamento del cuore, parlo della maggioranza che mi onoro di rappresentare, abbiamo subito come l'hanno subita i cittadini di Merito e l'ha subita Merito. Non l'abbiamo creata, l'abbiamo semplicemente ereditata così come si trova. Sicuramente il sindaco Peppe Meduri, la maggioranza Merito nel cuore, la giunta e l'intero consiglio comunale può rispondere e risponderà dal 1° di giugno in poi. E i conti ve li faremo. Io sono in ritardo perché avevo detto che avrei fatto un consiglio comunale aperto, un incontro con la cittadinanza per dare i numeri, per dire tutto quello che abbiamo trovato, lo sconquasso. Signori, io l'ho detto al Presidente Consiglio, non so se il merito uscirà dal tunnel e lo posso dire al pari di chiunque, perché vi posso giurare che ci stanno tante e tante cose che al merito e all'interno del comune non si sanno. Non sono cose belle, sono cose che purtroppo, spesso non mi fanno dormire, mi hanno sottratto tante energie e qualche volta mi hanno quasi fatto perdere la fiducia. Non mollerò al di là della sentenza, non mollerò perché in questi mesi difficili per me, per la mia famiglia, ho avuto la straordinaria vicinanza, e ringrazio ad uno senza citare nessuno, tutti i consiglieri di maggioranza, tutti gli assessori, non solo, ho avuto tantissimi amici, alcuni dei quali, anche se li conosco dal giorno dopo che ho vinto le elezioni, si sono spesi per me, addirittura si sono dichiarati disponibili a darmi dei soldi se ne avessi bisogno per pagare il migliore degli avvocati. Su questo ritorneremo, questo era io, quindi ringrazio tutti quanti. Faremo una comunicazione da qua,
spero di riuscire a chiudere per subito dopo le vacanze natalizie. Noi, ognuno gli assessori per il proprio settore, sta tirando fuori tante carte. Oggi il consigliere Demia Zappia è stato a Catanzaro. Catanzaro e cosa siamo andati a fare? Noi ci siamo stati la settimana scorsa dove, signori consiglieri di minoranza, il comune ha ricevuto, prima dell'inserimento del sindaco Meduri, una montagna di PEC, una montagna di richieste per il pronto. Bene, io mi sono un po' vergognato quando sono andato a Catanzaro, ho ringraziato e poi di fronte all'evidenza alzi le braccia, reciti mia colpa, chiedi scusa, fai ammenda e devi andare avanti necessariamente. Ritorneremo anche sul PRU, il PRU, consigliere Scampia, noi che siamo un attimino veterani di questo consiglio, parliamo anni 98, non è ancora chiuso. Col PRU è stato realizzato questo immobile. La vicenda del PRU non è contabilizzata. Oggi, come queste tante altre pratiche non sono chiuse, abbiamo avuto tante penalità. Come di penalità bisogna parlare per l'Enel. Noi paghiamo l'Enel con 40% in più in questo periodo, signori. Questi sono i conti e la realtà con cui noi ci dobbiamo scontrare. Tutto il resto chi vi fa per l'età, noi l'impegno ce lo mettiamo, la passione anche la vostra faccia. Poi il tempo sarà calato. Io non ho altro da dire. So che erano tante comunicazioni, ci sono da parte degli assessori. Grazie. Ci sono altre comunicazioni? Sì, Presidente. Grazie. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri, buonasera cittadini. Ricorre obbligo a iniziare il Consiglio Comunale di alcune notizie, partendo dall'acquisto delle passerelle. Acquisto delle passerelle che già avevamo discusso e portato in Consiglio, che attraverso una deliberazione di giunta poi abbiamo ratificato in data del 3 ottobre. Oggi possiamo dire finalmente che si è concluso l'iter. Possiamo un pochettino di fare un buon escurso su quanto comprendiamo meglio quello di cui stiamo parlando. L'amministrazione provinciale di Reggio Calabria, con nota protocollata numero 185249 del 26 maggio del 2015, ha comunicato l'avviso per l'acquisto di attrezzature e servizio di ambito del giocatore di disabilità. In data 11 giugno 2015 questo ente ha manifestato la propria adesione al suddetto finanziamento e l'amministrazione provinciale ha comunicato l'ammissione al predetto finanziamento e che successivamente si è fatta una ricerca al fine di poter individuare la tipologia dei materiali da acquistare e il prezzo per procedere all'acquisto. Prego, consigliere. Sì. No. In data 4 agosto 2015 il responsabile del settore tecnico ha scritto al responsabile dell'area economico-finanziaria l'allocazione in bilancio delle somme stanziate dalla provincia di Reggio Calabria per l'importo di euro 5.000. In data del 9 luglio del 2015 la ditta Terra SRL ha presentato la propria proposta offerta, la quale è stata valutata positivamente e quindi si è stabilito che per il materiale scelto risultava congruo procedere all'acquisto mediante procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 125,11 del decreto legislativo 163 del 2007. Prima di procedere alla formalizzazione del rapporto con la ditta fornitrice sono state effettuate le verifiche ai sensi dell'articolo 91 del decreto legislativo 159 del 2011 nei confronti della ditta Terra sia dalla prefettura di Reggio Calabria che quella di Brescia. Richieste di verifica avvenute in data 26 ottobre del 2015. Quindi dopo diversi contatti con la ditta, la quale ha dovuto fornire documenti necessari per la procedura di affidamento di richiesta dei dati relativi all'informativa antimafia, in data 10 11 2015 con determina numero 170 del settore tecnico la procedura di affidamento è stata conclusa. In data 12 novembre 2015 è stata inoltrata alla ditta Terra la nota numero 25.297 con la quale si chiedeva la stessa ad effettuare la fornitura di circa 110 metri lineari di materiale rigido passerelle da posizionare sulle spiagge.
In data 16 giugno del 2015 i materiali sono stati consegnati presso la sede dell'ufficio tecnico. Il 17 novembre del 2015 è stata acquisita al protocollo comunale 26053 la fattura elettronica con lettera numero 27661 del 4 dicembre del 2015. Il settore tecnico ha trasmesso al responsabile dell'area economica della Terna per il pagamento per il visto di irregolarità conta. Un'altra notizia e comunicazione riguarda qui un ringraziamento particolare che si è consentito, lo devo fare al segretario comunale, che sin da subito ha dimostrato la sua sensibilità e disponibilità a porre fine quindi a una problematica che vedeva il Comune di Veneto da ormai 2 anni comportare le cose nella voce canoni in locazione, quindi relative all'immobile del giudice di pace e degli ufficiali giudiziari che ormai nel 2013 non ci sono più nel nostro territorio, andando così per il 2016 a risparmiare nel bilancio comunale la somma di 45.700 euro. Questo bisogna dire per onor di cronaca, già era un iter, o meglio, un'esigenza ravvisata anche dalla Terna commissariale, nella quale sin dal gennaio del 2014 ha posto in evidenza tale problematica che poi ha lasciato agli altri, che questa amministrazione ha ritenuto quindi l'esigenza e la necessità di andare ad intervenire laddove è ormai, si può dire chiaramente, uno spreco di risorse, ed è proprio ieri che è iniziato lo sgombro dei locali. Infatti gli ufficiali giudiziari, con tutto il materiale in esso presente, sono stati trasportati dagli operatori del comune di Merito Portosano presso l'aula bunker di Reggio Calabria. Ancora grazie segretario, ed è l'inizio di un'attività, che presto vedrà la sua conclusione naturale, ma che comunque porterà quindi i risparmi nelle casse comunali dipendenti per l'esercizio di bilancio 2016 per le somme testé già anticipate. Un'ultima comunicazione che devo dare riguarda la vertenza in atto esistente tra il consigliere Marino e il consigliere Carmelino Nocera. Qui, nei giorni appena trascorsi, nelle ultime settimane, l'amministrazione è stata un pochettino tracciata da più parti, sia garbatamente sia rispettosamente, nel merito dell'operato posto in essere, vale a dire della costituzione in giudizio rispetto quindi a questo giudizio penale. Da più parti veniva evidenziato come l'amministrazione per suo conto non aveva alcun tipo di legittimazione a stare e a resistere in giudizio perché, secondo il più, non aveva alcun tipo di legittimazione e quindi di interesse. Le risultanze dimostrano tutt'altro e infatti vi voglio soltanto brevemente dire cosa è accaduto in Camera di Consiglio il 3 dicembre, dove il collegio composto dai magistrati Giuseppe Campagna, dottor Giuseppe Campagna, dottoressa Elena Ruppino, dottor Marco Sarani, nel procedimento al numero di ruolo generale 2551-2015, promosso da Giovanni Marino nei confronti di Nocera Carmelina, contro Mace peraltro nello stesso procedimento, all'esito della Camera di Consiglio e quindi a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27 novembre del 2015, preso atto dell'intervento del Comune, così che recita. Preso atto dell'intervento del Comune di Merito Portosalvo, lettere e note difensive depositate in replica da parte del ricorrente, con richiesta di estromissione del Comune, estinzione dal fascicolo degli atti depositati nell'interesse dell'interveniente e di dichiarazione di inammissibilità dell'intervento. Rilevato a tal riguardo che non risulta in ogni caso possibile l'espulsione, dice il collegio, di atti e documenti depositati, posto che il fascicolo deve pervenire al giudice dell'eventuale gravame completo di tutta la documentazione che le parti vi abbiano inserito. Osservato inoltre che non ricorrono i requisiti per un'estromissione del comune interveniente, essendo tale istituto disciplinato dagli articoli 108 e 109 del codice di procedura civile, i quali risultano non attinenti al caso di. In poche parole, il collegio ci dice che
quelle ipotesi che prevedono le estromissioni non potevano essere applicate nella vertenza dei poli. Quindi concludono, osservato con riferimento alla richiesta a pronuncia di inammissibilità dell'intervento spiegato, che essa deve essere rigettata, posto che è ben vero che la notificazione al comune ha nei suoi effetti solo il mero scopo di dargli notizia del procedimento e non di costituire il contraddittorio con una parte processuale. Nel contenzioso elettorale contro interessati alla dichiarazione, aggiungono, di ineleggibilità del sindaco, hanno tuttavia la possibilità di intervenire nel giudizio, senza che ciò si ponga in contrasto con i principi di grande celerità di forma essenziale e rapidità dei tempi processuali. Questo è il passaggio che più ci riguarda. Nelle controversie in materia di eleggibilità al Consiglio Comunale, il contraddittorio necessario è limitato agli eletti di cui viene contestata l'elezione. Ferma la legittimità di intervento di altri interessati a norma dell'articolo 105 del Codice di Procedura Civile, ove titolare di un proprio interesse per l'effetto riflesso derivante dalla pronuncia richiesta al Tribunale. Nelle controversie ancora in materia di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, pur dovendosi escludere che il Comune abbia la qualità di parte, sussiste un interesse immediato e secondario alla risoluzione della vita. Ritenuto quindi sussistente un interesse quantomeno mediato riflesso dell'interveniente nel presente giudizio, ritenuto infine che detto intervento non si ponga in contrasto con i principi di grande celerità, forma essenziale della vita e di tempi che forma il presente giudizio, visto l'articolo 106 del codice di procedura civile, per questi motivi rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato al comune in merito usato. Questo perché? Perché veniva contestata l'amministrazione, anche diciamo in un po' in modo molto suggestivo tramite anche i mezzi di comunicazione, il fatto dell'inopportunità della costituzione del giudizio e quindi nello stesso tempo del fatto che questa amministrazione ha provveduto nel caso in esame di affidare la difesa all'organo esterno. Chiaramente, e comprendiamo anche una certa strumentalizzazione in merito all'oggetto appena enunciato, ma voglio qui subito ribadire che l'amministrazione ha effettuato tale decisione soltanto sulla base di una valutazione di opportunità, perché nel merito l'amministrazione riconosce e ringrazia il lavoro e la professionalità del proprio legale all'interno dell'ente. Chiaramente, a più parti e a più riprese, veniva detto e sottolineato come c'è stata forse un po' di superficialità nel fatto di aver dato questo incarico a un legale esterno, spendendo sicuramente delle somme. Però chiaramente, come tutto questo è stato riportato e di fatto è vero, ci conforta che cosa? Che nel merito il nostro operato, quantomeno, trova una legittimazione sia sotto un profilo giuridico sia sotto un profilo appunto di opportunità. Io a questo punto, ma senza tono polemico, gradirei, perché è un fatto, non perché voglio chissà quale tipo di incontro, ma una stampa che si reputa tale ha il compito di fornire delle informazioni corrette al di là e quindi a prescindere da dove questi provengono. Mi riferisco al fatto che pur vero che abbiamo speso o investito una risorsa per un legale esterno, ma è pur vero che domani sicuramente anche i giornali riporteranno che dal 2016 l'amministrazione Guido Meluri ha fatto risparmiare all'ente 45.000 euro annui per un canone di locazione che ormai da due anni non portava alcun tipo di utilità e di servizio per il comune di Mento. Per il momento vi ringrazio, scusate se ho fatto un po' di tempo, grazie. Buonasera a tutti. In un'ottica di comunicazioni importanti della cittadinanza, ritengo che siano altrettante valide alcune iniziative poste in essere per questo Natale 2015. Intanto, fra
facciamo un piccolo resoconto di quello che è successo sul servizio delle luminarie. Diciamo che dal 2013, facciamo un piccolo preambolo, il 30 novembre è stata fatta una variazione di bilancio, esattamente la terza, in cui erano state messe in atto tutte le procedure per avere la possibilità di una fornitura chiara e una fornitura corretta di luminarie nel nostro paese. Dal 2013 però l'acquisto di tutti i servizi e i beni di un'amministrazione passa attraverso un mercato elettronico che è il MEPA per quanto riguarda il comune di Merito Portosalvo. Nella ricerca, dopo la delibera di giunta fatta nei primissimi giorni di dicembre, subito dopo il Consiglio Comunale, nella ricerca dell'acquisto di questo servizio delle luminarie all'interno del MEPA, di questo mercato elettronico, non è stato riscontrato alcun servizio che potesse, in un certo qual senso, soddisfare le esigenze del Comune di Merito. Ecco perché c'è stato un ritardo nella presenza delle luminarie nel nostro comune, ritardo che speriamo possa essere colmato dall'operatività della ditta che è andata a lavorare sulle luminarie già a partire da ieri. Vi diamo un'altra informazione: le luminarie saranno presenti un po' in tutto il territorio, sia nelle vie centrali ma anche nelle zone periferiche, perché riteniamo che tutto il territorio faccia parte del Comune di Merito. E qui ci sarà un simbolo di Natale un po' ovunque. Questo per rispondere al ritardo sul servizio nel nostro comune. Ma quello che in effetti mi preme di più dare come comunicazione è un'iniziativa particolare che questa amministrazione comunale per il Natale 2015 ha voluto denominare, promossa dall'assessorato delle politiche sociali, ma anche da tutta la giunta e da tutta la maggioranza, ha voluto denominare Natale Solidale 2015. Il Natale Solidale 2015 altro non è che la previsione di un impegno di una somma pari a 8.000 euro, appositamente stanziata sul capitolo di bilancio riservato agli interventi del settore sociale. È destinata alle famiglie che oggi vivono uno stato di disagio economico e sociale nel nostro territorio. Sono previste due misure differenti. La prima prevede l'erogazione diretta da parte del comune al numero 60 famiglie di un buono spesa, voucher sociali, pari a 100 euro, che verrà distribuito alle famiglie richiedenti che abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale, al fine di consentire esclusivamente l'acquisto di beni alimentari in occasione del Natale. Una seconda misura, invece, prevede un intervento da effettuare tramite le parrocchie del territorio, perché riteniamo che siano proprio le parrocchie ad avere più coscienza relativamente allo stato di disagio dei nostri concittadini. E infatti vi sarà un importo complessivo di 2.000 euro, sempre da assegnare alle famiglie che non hanno già richiesto e fatto richiesta al comune di voucher alimentari, ma la cui condizione di disagio sia nota ai parroci. Attendiamo che c'è qualcosa in corso di più interessante. Se però c'è un vociare che magari non consente di avere l'informazione giusta su una cosa che è, credo, è importante. Facciamo le se vogliamo farlo va bene, è uguale, l'importante è che venga comunicato quello che si deve dire e poi le farà tutta un'unica persona, le comunica tutto il sindaco, l'importante è che si venga, che venga fatta la comunicazione fatta, poi la comunicherà il sindaco. Grazie Presidente. Sì, dicevamo che la seconda misura interessante è quella relativa ad ulteriori 2.000 euro che verranno assegnate ad altre famiglie che non hanno richiesto voucher alimentari al comune.
ma che comunque deve essere una condizione di disagio, nella consapevolezza che le misure in oggetto non sono di certo risolutive delle problematiche serie in cui versa una parte della popolazione, sono certamente fatte con spirito di solidarietà verso quelle famiglie che sono in affanno a causa di seri problemi economici. Avrei altre comunicazioni da fare, ma li leggerete sul giornale sicuramente. Se questo lo fa il Presidente o qualche consigliere, perché così come l'abbiamo fatto per i consiglieri di maggioranza, noi abbiamo dato sempre spazio a tutti i consiglieri di maggioranza. Lei sta provando a consentirmi il pelo del luogo. Allora, consigliere Minniti, la invito, visto che lei ha scritto al prefetto, la facciamo a firma congiunta la richiesta di incontro al prefetto, dove lei parlerà di quello, lei se la vuole fare, se non la vuole fare, come l'ha fatto lei, la faccio io, ma sappi una cosa, che la richiesta del sindaco ha un altro taglio rispetto a quello del consigliere, perché lei, onestà per onestà, non è la prima volta che scrive al prefetto, ogni pochi giorni sta scrivendo, aveva già scritto il 12/8, scrive oggi che non rispettiamo le regole. Allora, consigliere Minniti, le regole ci sono e vanno rispettate da tutti. Poi le dirò io chi ha scheletri nell'armadio, al momento opportuno e al tempo debito. Sono minacce. Quindi no, sono scherzi, non siamo senza scheletri, allora mi ricollego, visto che i nostri interventi possono essere una replica agli interventi che sono stati fatti, innanzitutto mi ricollego a quanto detto dall'assessore Marciano per quanto riguarda il giudizio e il ricorso contro Caterina, e devo dire che fermo restando che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, con la nostra contestazione abbiamo voluto soltanto sottolineare che una cosa è la legittimazione passiva, una cosa è considerarsi come contraddittorio necessario, il comune non era contraddittorio necessario. Il problema è che noi non abbiamo contestato questo, abbiamo contestato in realtà l'affidamento ad un legale esterno a spese della comunità, quando poteva benissimo essere fatto a costo zero. Questa è la nostra posizione rispetto alla contestazione di cui lei parlava. Poi mi ricollego invece a un discorso che ha affrontato il sindaco e volevo dire che innanzitutto mi associo al sindaco per il ringraziamento alle forze dell'ordine, ai carabinieri, da parte di tutta la minoranza che svolgono costantemente, non soltanto con riferimento a questo specifico caso, un ottimo lavoro su tutti i campi e su tutti i fronti. Mi ricollego a quanto detto dal sindaco con riguardo alla questione dei lavoratori AZED. Oggi siamo stati convocati qui per l'ennesima discussione su fatti personali ed invece all'interno di quest'aula sono presenti anche dei lavoratori. Ci sono delle persone per le quali a breve non ci sarà nessun Natale, per le quali le notti bianche sono iniziate già da tempo e non per fare shopping e per le quali nessuno fino ad oggi ha pensato di convocare un consiglio. È notizia di questi giorni che ben 18 lavoratori è a rischio il posto di lavoro con la società AZED, in quanto stanno venendo meno le condizioni che ne avevano legittimato l'assunzione e la permanenza presso la ditta stessa, trattandosi di lavoratori destinati direttamente all'appalto del comune di Melito Porto Salvo. Questa decisione è una conseguenza soprattutto della
la comunicazione di avvio del processo di revoca della gara aggiudicata provvisoriamente alla società ASED e che avrebbe consentito la permanenza dei lavoratori stessi già in forza all'azienda. Di fronte a questo grido di allarme, ci domandiamo cosa stia facendo l'amministrazione comunale per salvaguardare la posizione di questi lavoratori, visto che risulta disatteso l'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro, che prevede l'assorbimento da parte della ditta subentrante degli addetti in forza della ditta che lascia il servizio. È chiaro che l'amministrazione, attraverso l'assunzione di ordinanze contingibili e urgenti, non sia in grado di assolvere a questo fondamentale compito di garanzia e tutela dei lavoratori. Vista l'incertezza che ancora regna con riferimento alla raccolta differenziata, ci domandiamo se da quella raccolta ordinaria il vostro intento sia quello di andare avanti a colpi di ordinanza sindacale, o se invece state valutando la possibilità di procedere ad assegnare, anche con trattativa privata, un incarico temporaneo che consentirebbe alla società vincitrice di integrare i lavoratori ASET che rischiano il licenziamento. Io vorrei allegare a questo mio intervento la lettera che è stata firmata dalla OSP e che è stata credo già inviata al sindaco e che spiega questa particolare situazione di questi lavoratori. Grazie. Ci sono altri gruppo? Sì, brevemente Presidente, grazie. Per quanto riguarda la vicenda ASED, io e i dipendenti ASED di 18 lavoratori, io ho già detto in avvio dei lavori, forse la consigliera Minniti è un po' distratta, che abbiamo convocato la consigliera Iaria, che abbiamo convocato la riunione di capigruppo e purtroppo ci sono obblighi donosi. Uno che fa il consigliere, si candida a sindaco, quando riceve una convocazione di capigruppo può darsi, formale, informale, tempestiva, intempestiva, può darsi che deve rinunciare agli affetti familiari, può darsi che si deve assentare dal lavoro. Fatto sta che la convocazione dei capigruppo, consigliere mia e Iaria, la riunione dei capigruppo ad oggetto convocazione consiglio comunale per la nomina di commissione indagine per la perché questa convocazione cioè l'abbiamo rifatta per le 19. No, aspettate, c'è stato già scritto in un messaggio che convocazione è capigruppo domani 14:30, punto. Non c'è stato scritto né sera per questo consiglio né se per un altro consiglio e né per quale argomento. Non è la e questo l'argomento che sarà l'unico punto all'ordine del giorno. Noi non eravamo al corrente, allora non si deve gravizzare la realtà. Allora la devo purtroppo redarguire. Se questo è, significa che quando vi conviene chiedete il rispetto delle regole, quando non vi conviene voi dite che siamo noi che chiediamo la collaborazione a fase alterna. Quindi quando vi conviene state zitti. Comunque. Ho richiamato subito infatti il presidente e ho detto qual era l'oggetto e ho detto che io avevo il colloquio con la famiglia e che se si faceva dopo. Comunque, quindi subito dopo il consiglio ci sarà. L'avevo detto, lo ribadisco se serve, che dopo il consiglio comunale ci sarà la riunione di capigruppo, tanto registrato, l'avevo già detto, con. Posso? Allora, Presidente, consigliere di Mento,
Allora, su una problematica in cui il sindaco vi dice, via comunicazione, subito dopo ci sarà una riunione di capigruppo con all'attenzione una nomina della commissione consigliare, una commissione di indagine, richiesta, con la presidenza della minoranza, voi venite a strumentalizzare ancora una volta con il sindacato USP e poi lo chiederemo, li invitiamo ufficialmente e vediamo quanti dei dipendenti si riconoscono nel sindacato USP, quanti, perché vi posso dire che la stragrande, io ho ricevuto molti dei dipendenti e in più occasioni. Allora le chiedo scusa, per quanto riguarda i colpi di ordinanza, stiamo parlando, consigliere Aria, di ordinanze con principi dell'urgenza, che sono sicuramente dovute e dettate dalle normative vigenti, dal rispetto delle regole e delle leggi. Allora, ecco perché la ditta che sta effettuando il servizio non ha assorbito i dipendenti, i 18 dipendenti. I 18 dipendenti non li tutela il sindaco, la maggioranza, il consigliere d'opposizione o chi che sia, o il precedente lavoratore. I dipendenti, i 18 dipendenti, sono tutelati e vengono garantiti dalle leggi vigenti. Il famoso articolo 6, se lo legga, consigliera Iaria, se lo studi e poi ritorna a dare lezioni in aula, perché queste lezioncine, onestamente, a me non stanno bene. Lei l'ha letto, sindaco? È una provocazione? È una provocazione? Allora andiamo a colpi di domanda. Le potrei dire qual è la percentuale della differenziata del 2014? Consigliere Ariano, l'avete pubblicato e quindi va in capo all'amministrazione Meduri? Quali sono i danni che il comune e la cittadinanza ha subito con questo calappicco della raccolta differenziata? Quanto è, sindaco? A zero? Non fanno la raccolta differenziata? Questo lo dice lei, così come non vengono fatti gli ingombranti, così come il sindaco è sempre. Ingombranti vengono ritirati dal personale che fanno il servizio. Vabbè, ma non è il modo di parlare di questo. Consigliere Ariano, io le dico una cosa, le posso dire onestà per onestà, che lei in quel tempo non può dare lezioni. Non può dare, non è in grado di dare lezioni. Anzi, potrei andare anche oltre. Possiamo passare al punto all'ordine del giorno di oggi, che è la questione pregiudiziale. Vuole proprio la questione pregiudiziale? Mettiamo le voti. No. Prima ci sono il regolamento prevede che in 10 minuti il consigliere possa porre la questione. Sì, per chiarire una cosa per tutti, Presidente, è vero, noi la prima volta che ci siamo incontrati come capogruppo abbiamo stabilito che le convocazioni, anziché far spendere del denaro pubblico al Comune con la notifica attraverso il mezzo comunale, venissero fatte anche attraverso canali come WhatsApp, eccetera. Noi siamo stati i primi ad acconsentire a questa cosa, però vi avevo già manifestato in qualche altra occasione, le convocazioni la mattina per il pomeriggio, mezzogiorno per le 4, per le 5, o ieri sera per oggi alle 2, sono difficilmente eseguibili. Ci vuole rispetto anche per il consigliere. Noi abbiamo cercato sempre di partecipare, mi pare che non ci sia stata mai una seduta ad esempio, però se le convocazioni avvengono, allora il regolamento prevede che debbano essere notificate con un messo comunale 3 giorni prima, non le chiediamo questo, però un paio di giorni di preavviso mi sembra solo una questione di rispetto, solo questo, perché ciascuno di noi non è solo questione di anteporre interessi familiari o personali a quelli del, perché quando uno si candida sa che deve mettere da parte alcune cose, ma ci sono anche delle impossibilità fisiche, lei lo sa, io oggi avevo mandato anche già anticipatamente la giustificazione del fatto che non sarei, potevo non essere in consiglio comunale perché ero, quindi
ci sono alcune difficoltà anche fisiche che dalla mattina alla sera non si possono superare. Quindi ma più forse quando io faccio le mie telefonate comunque tutti i capigruppo, effettivamente se a uno non va bene un orario, se va bene all'altro ci comportiamo, no, faccio più di una chiamata tante volte, non è questo il problema. Era solo per chiarire perché sembrava che. E tante volte anche delegato se non c'era, io non credo comunque che ho sempre fatto in maniera abbastanza discreta. Sì, sì, ma che sono identica volta, no? Non è come dice il signore, è una questione di priorità. È una questione semplicemente di tempi, di possibilità di organizzarsi. Quindi come ho anticipato prima, in via preliminare vogliamo porre una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 35 del regolamento. Infatti, a giudizio della minoranza, l'argomento posto all'ordine del giorno della seduta odierna non ha alcun interesse per la collettività, ma è una mera esposizione di un fatto personale. Leggendo l'ordinanza lo si capisce benissimo. Dall'esame dell'atto difensivo predisposto dal Meduri e dal tenore della procura conferita ai due difensori in calcio alla copia notificata del ricorso, emerge chiaramente che l'odierno resistente abbia rilasciato il mandato difensivo ai predetti legali non già quale rappresentante del comune di Merito Pontosalvo, bensì quale persona fisica privata. A riprova di quanto appena detto, nell'atto viene riportato il codice fiscale della persona fisica Meduri Giuseppe Salvatore e non già quello del comune di Merito Pontosalvo. Né tantomeno può desumersi che nemmeno lui abbia inteso resistere nel presente giudizio in rappresentanza dell'amministrazione comunale, che dunque non gli resta la posizione di legittimata passiva. Questo perché viene il fatto che oggi ci si chiede di discutere su un fatto solo ed esclusivamente personale. Poi, se non dobbiamo scendere anche un attimino nel dettaglio, alcuni passaggi, quelli veramente importanti dell'ordinanza, cito testualmente per non correre il rischio di essere nuovamente additato come persona cattiva, questo procedimento non costituisce un proprio grado di giudizio o un appendice straordinario al processo penale già celebratosi, dove sarebbe possibile rivisitare le valutazioni operate in sede penale e diversamente interpretare i fatti contestati al Meduri, sui quali invece si è formato un giudicato che, piaccia o non piaccia, ha acclarato la responsabilità penale nei precisi termini sopra ricordati. D'altra parte, non spetta certamente a questo organo giudicante esprimere giudizi di valore di natura morale e o etica in ordine all'opportunità di candidare a sindaco in un comune già scelto per infiltrazioni mafiose, che ha già registrato l'arresto di ben più primi cittadini, nonché un provvedimento di incandidabilità di gran parte dei componenti dell'ultimo consiglio comunale per contiguità mafiose, un soggetto che abbia riportato una condanna penale definitiva. Potrebbe anche ritenersi opportuno, ma ciò varrebbe non solo ovviamente per il comune di Merito Pontosalvo, che sia dichiarato incandidabile l'aspirante candidato alla carica elettiva che, sottoposto ad uno screening da parte di un organo interno del partito o del movimento politico appositamente istituito, pur possedendo i requisiti soggettivi richiesti dalla legge per proporre la propria candidatura, difetta di ulteriori e stringenti requisiti soggettivi previsti da regolamenti interni e regolamenti dei partiti politici, vengono conosciuti come codici etici. Trattasi di requisiti che interessano anche la sfera morale e sociale dello aspirante candidato, che però devono essere valutati con il metro della mera opportunità. Si sarebbe in presenza non già di una nuova incapacità giuridica speciale voluta dal legislatore, ma di una forma domestica di incapacità politica, la cui disponibilità rientra nelle prerogative e nelle scelte di un'associazione non riconosciuta, quale sono il partito politico e i movimenti politici. In pratica, il partito politico, ritenendosi titolare di siffatta prerogativa, in forza di un regolamento interno, si assumerebbe la responsabilità, almeno per le proprie liste elettorali, di non candidare un candidato alla carica elettiva per motivazioni proprie e comunque anche estranee a quelle espressamente stabilite dalla legge. Si badi bene, dice nell'ordinanza il giudice Campagna, non si tratta di un'opzione interpretativa miope e ipocrita, avulsa dal contesto sociale in cui attualmente si opera, ma di una scelta ermeneutica, obbligata, cui è chiamata l'autorità giudiziaria e la verifica del rispetto della volontà legis secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata. Orbene,
quasi testualmente, ho espresso io nel Consiglio Comunale del 27 agosto, ma non ho capito ancora il perché, quando le dissi io, rivolgendomi anche ai consiglieri, agli assessori, al sindaco, loro si sono risentiti, si sono irritati e addirittura alcuni si sono offesi. Oggi le stesse cose le dice un giudice e si esulta, addirittura mancori da stadio. Allora non capisco, mettetevi d'accordo almeno con voi stessi, perché non si può un giorno ritenere di essere, cioè, di essere offesi e un giorno esultare per le stesse identiche cose. Poniamo quindi, Presidente, una questione pregiudiziale e quindi chiediamo che metta i voti se alla luce di quanto suo esposto è necessario affrontare l'ordine del giorno del Consiglio Comunale, oppure, come noi riteniamo, trattandosi di una questione veramente personale che è stato chiarito nell'ordinanza, valga la pena di fare consigli comunali per problematiche ben più in serie, per cose che interessano la collettività. Grazie. La rilevanza chiaramente è per questa seconda ipotesi. Mettiamo qui le voti la questione, passiamo direttamente alla votazione di questa questione, di questa questione che è stata posta. Chi vota per il voto? Prevede attraverso un articolo, l'articolo 46, le
modalità con cui si svolgono, appunto, vengono contemplati, le modalità con cui devono essere richiesti documenti. Io non sto qua a leggere l'articolo 40, che non mi è assolutamente a vedere. No. Come? Ma però non è un argomento che è stato detto. Questo è un argomento perché ha citato che noi non rispettiamo i regolamenti, che mi sembra una cosa molto pertinente. No. Per quanto riguarda, sì, per quanto riguarda, si va a rileggere l'articolo 46 del regolamento. Ma è questa la questione? No, è questa la questione. Che lei non può richiedere per nuovi documenti, che deve richiedere del rispetto delle norme, dei regolamenti di chiesa pubblica. Questo è il concetto. Quindi noi siamo, e se noi dobbiamo osservare così come abbiamo l'obbligo di farlo, lo deve fare anche lei. Attanto a questo poi, per quanto riguarda l'ordine del giorno, io mi riserverò di intervenire successivamente. Ora attendo la risposta ai limiti. Possiamo quindi passare alla votazione della questione pregiudiziale posta dal consigliere Lupini. Chi vota a favore? A favore della non discussione per tutta l'ordine del giorno. Sì, ecco, esatto. Chi vota contro? Quindi per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Siamo quindi a maggioranza, ma sarà un punto all'ordine del giorno. Sì, posso? Sì. Consigliere, se si ferma solo un attimo, cortesemente. Le vorrei solo ricordare. Può chiamarmi quando vuole, dovrebbe dare il rispetto. Può chiamarmi, se va. Dove se lo può vedere, quello che dico se lo vedrà nella registrazione. Le sto solamente ricordando cosa ha detto, le testuali parole che ha detto nel penultimo consiglio comunale. Le spiego, non vuole mancare il rispetto all'istituzione sindaco, ma abbiamo preso una decisione, il consiglio ha votato a favore della costituzione, noi no. Non le voglio mancare il rispetto, ma le devo andare. Sì, non è un problema. Prima di iniziare questa discussione, io avevo messo di fare una comunicazione perché volevo verificare, vi chiedo perdono dell'eccezione. C'è un posto sui social, buio pesto a Paese Vecchio, signor maresciallo, vigile urbano, presidente, le chiedo di fare una relazione stasera. Buio pesto a Paese Vecchio, la vergogna di Vento. Vi ho atteso, quindi cortesemente vi chiedo di farmi una relazione, perché è ora che queste notizie false, tendenziose e provocatorie cessino. Andate dopo il consiglio e relazionate, perché domani mattina pretendo sulla scrivania una relazione sull'illuminazione al Paese. Io vi illustro brevemente come sarà evolverà questa discussione dell'ordine del giorno. Prima di entrare nella sessione io mi ero riservato addirittura di non intervenire e di fare la conclusione, però questo punto all'ordine del giorno nasce da una sofferenza che ho dovuto subire, tutto quello che ho dovuto subire in questi 7 mesi. Io ricordo un passaggio quando il consigliere Minniti, candidato a sindaco, il penultimo consiglio invitava la segretaria con testuali parole, la prego di verbalizzare correttamente, richiamava il segretario. Il sindaco prima ha fatto un'affermazione e poi troncandola e lasciando pensare magari chissà che cosa. Io ho ricevuto un'educazione fin da piccolo che mi ha abituato quando parlo. Intendo iniziare e finire le frasi. Questo lei non lo fa e fa parte di una cultura che ha fatto tanti danni a merito, così dice Minniti, e non mi vergogno a dirlo, di tipo andrangheta.
Signori, questo è un soggetto che è stato candidato a merito, fortunatamente bocciato e bocciato sonoramente. Questo è quello che merito oggi si merita in Consiglio Comunale che scappa, perché forse non gli piace sentire quello che i giudici sovrani hanno detto. E entriamo nel dettaglio della sentenza. Entriamo, io onestà per onestà l'ho trasmessa già ai carabinieri, con preghiera di trasmetterla al prefetto, perché è ora di fare chiarezza. Io ho inteso mantenere un profilo non basso, bassissimo. Non ho rilasciato alcun commento, io sono stato chiamato dal giornalista toscano. Dice un commento sulla sentenza, nessun commento. Mi rifà la domanda, un commento sulla sentenza. Ti ho detto nessun commento, vero o non è vero? Quindi questi fuori da stadio, in un momento in cui mi poteva vedere sicuramente dalla parte del leone, ho preferito rimanere così come ho fatto in questi mesi nel silenzio. Ho lasciato che altri parlassero per me. Ma sta per onestà anche voi come stampa, caro Peppe Toscano, dottore Vinci, Maria Manti, Vladimir, siete andati giù pesante, onestà per onestà. Io stamattina ho detto che ho teso la mano, questo non significa che la mano è tesa in eterno e che rimarrà tesa in eterno. Si parla tanto di anno della misericordia, del perdono, però a tutto c'è un limite. Questo Consiglio Comunale non è stato convocato per interessi personali, assolutamente. Questo Consiglio Comunale è stato convocato per dare una giusta e sacrosanta comunicazione alla cittadinanza, perché Peppe Meduri, che piaccia o non piaccia, c'è questo, così, con questo termine per uno spaccato di sentenza, riporta il giudice, e il sindaco di merito. E ha subito tante e tante di quelle porcherie, perdonatemi il termine, che solo il mio cuore sa e nessuno lo può capire. Il fango che mi è stato buttato addosso, e in conclusione ritornerò su tante cose, così come è mia intenzione, non l'ho fatto fino ad oggi, sempre per quel famoso profilo basso, chiedere un incontro al prefetto per il comportamento della minoranza e per la verifica, la chiederò io la verifica, così come hanno già fatto altri, di quello che succede all'interno del comune, di quello che viene fatto dai consiglieri e sulla questione etica morale, perché non consento a nessuno di dispensare lezioni al sottoscritto di etica e di moralità. Ribadisco e chiarisco, prima che venga letta la sentenza e venga posto il punto e si passi, io non ho nulla di cui vergognarmi, e siccome c'è un ragazzino, volevo dire qualcosa di forte, diciamo che stupido non sono, sciocco non sono, oggi col senno del poi, anche se ho ricevuto la condanna, dico, rifarei quello che ho fatto. Dice, ma se hai ricevuto la condanna? Vediamo come nasce la mia condanna e come arriva. Giovane laureato, speranzoso, baldanzoso, cerco di sfondare il lunario. Si mi viene posto un'autostrada davanti, mio fratello che lavora in un'impresa, e qua è il consiglio, mi offre la possibilità di diventare direttore tecnico in sostituzione sua. Quindi si dimette mio fratello dalla società, costituita già da 5 anni e che aveva qualcosa come tantissimi miliardi di commessi di lavoro. Si dimette da direttore e fa spazio al sottoscritto. Lui geometri e un ingegnere, riesco a scalare la posizione e vado a finire presidente del consiglio di amministrazione. Bene, la società subisce il sequestro, vengo condannato, veniamo condannati perché la società è stata costituita per eludere le misure di presenzione. La società è stata costituita, ma io, come disse il mio avvocato
in sede di Cassazione, attenzione, vi chiedo di esaminare uno dei casi in maniera particolare, quello dell'ingegner Giuseppe Salvatore Meduri, che definirlo un naufrago a bordo in questa vicenda è riduttivo, Io salgo in corsa e scendo in corsa dal treno, dopo forse erano 5 anni e proprio non scendo nel... non mi interessa guardare una vicenda che risale agli anni 90 e si conclude nel 2009. Perché so quello che ho fatto, so quanto peso e so che nessuno può darmi lezioni di moralità e di etica. Io a testa alta posso dire che al pari di tutti, ma inferiore a nessuno, sono onesto, non ho mai rubato un euro, Forse a qualcuno non piace sentire queste cose. Allora, di che cosa si deve vergognare l'ingegnere Meduri? Ingegnere Meduri, questa vicenda, come dice Minniti, l'ha nascosta, ha tratto in inganno, ma chi, che cosa? Perché il consigliere Minniti non lo sapeva? La storia non la sapeva. Io ho visto tra le carte quella famosa fotografia, non la trovo neanche, quando io, il consigliere Minniti e il consigliere Marino ci siamo messi la mano una sull'altra e abbiamo giurato collaborazione. Io ho teso la mano e vi dimostrerò come, a breve, perché scriverò il prefetto, ritorneremo nell'aula consigliare e parleremo di tutti i consiglieri comunali. Allora ve lo dico oggi, la vicenda Marino che mi ha portato al tribunale e mi ha creato non pochi danni, mi ha rubato non pochi momenti di sonno, mi ha rubato non pochi momenti di tranquillità. Non parlo di altro perché non ci riuscirei, mi emozionerei. Io oggi, col senno del poi, avrei fatto tutto quello che ho fatto da quando sono diventato sindaco. Il mio primo atto di generosità è stata la restituzione delle dimissioni al consigliere Marino. Il consigliere Marino, e lo ha detto, mi aveva dato le dimissioni, gliele ho restituite. Lo rifarei oggi, caro Rocco, non sono pazzo. Fatti miei. Lo rifarei perché è un monito che faccio a tutti, teniamo sempre il coltello della parte del manico quando ce l'abbiamo. E in questa vicenda ce l'ho, lo dico oggi. Il consigliere Marino era anche in quel momento, quando mi ha dato le dimissioni, incompatibile. Non so, incandidabile, anche incompatibile. Comunque, è arrivato il momento che il consigliere Marino che mi dà le dimissioni e dice che il presidente non è compatibile, ritratta dopo 2 giorni e dice mi ero dimesso, consiglio, discussioni, ricorso. 8 di agosto mi vedo per fare questo ricorso, mi chiamo Don Malara, mi studiamo eccetera eccetera. Fortunatamente, io vi anticipo e lo lascio, se gentilmente questo è comunicato Peppe Toscano, la dichiarazione che io avevo già scritto, erano poche parole, ma non l'ho fatto per una questione di essere sgarbato o scorteso, così come forse pure sembrato. L'ho fatto perché da primo cittadino è giusto che i cittadini quello che penso lo sentono da me. Io in questi 4 mesi questa è la risposta. Non ho mai risposto alle tante provocazioni e strumentalizzazioni create attorno alla vicenda processuale di natura elettorale. In verità non ho mai avuto, gliela consegno, e gradirei cortesemente che venisse riportato come comunque, se ci riuscite, sono poche righe, ho cercato di stringere al massimo perché capisco. Ripeto, in questi 4 mesi non ho mai risposto alle tante provocazioni e strumentalizzazioni create attorno alla vicenda processuale di natura elettorale. In verità non ho mai avuto dubbi. In ciò, supportato dal parere dei miei legali, avvocato Giovanna Cusmano e Carlo Morace, che ringrazio, che il ricorso sarebbe stato rigettato e che il risultato elettorale
la volontà dei cittadini di Medico non sarebbe stata ribaltata per via giudiziaria. In effetti il Tribunale ha, in maniera indiscutibile e chiara, applicato la legge. È stata riconosciuta l'assenza di attinenza tra i fatti degli anni 90 a mia scritti e la Ragnarita. Collegamento già escluso con la sentenza di Medico, non questa, con la prima. Oggi posso finalmente dire che il mio silenzio tombale ha avuto una sola motivazione: non sottrarre energie ed attenzione alla cura degli interessi della comunità. L'intera giunta e tutto il consiglio comunale hanno continuato ad operare ed affrontare in modo continuo i tanti problemi. Il consiglio comunale, parlo della maggioranza, dal risultato dei fatti, che necessita tanti problemi che necessitano di risoluzione. Siamo pronti alla definizione di aspetti cruciali per il futuro della nostra amministrazione e degli interessi della popolazione, e questo è stato possibile solo grazie alla scelta di non farci distrarre da quotidiane strumentalizzazioni. E con grande soddisfazione che affermo che la giunta e l'intera maggioranza hanno dato e continuano a farlo una grande dimostrazione di compattezza e unità di intenti nel proseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati al momento della discesa in campo. In ciò un grande incoraggiamento riceviamo quotidianamente da tanti cittadini e dalla stragrande maggioranza della comunità, se non dall'intero, gli interessi della quale costituiscono per noi, non per me, per noi, squadra Medico Sul Cuore, l'unico punto di riferimento nell'orientare la gestione della cosa pubblica. Grazie, io ve lo lascio a fine. Adesso invito, così come avevamo preventivato, il consigliere capogruppo a leggere la sentenza senza fare alcun commento. Grazie.